alcuni, come Lollò Cartisano, non sono mai più tornati a casa. Lollò Cartisano era un fotografo, prima di diventare fotografo era stato un calciatore. Quando lui viene rapito il 22 luglio del 93, riprendendomi un po' da quello che era successo, però mi sono ritrovata attorno tanti giovani del mio paese e con tutti abbiamo condiviso questa rabbia, questa sensazione di impotenza e anche di profonda ingiustizia, perché ci siamo sempre sentiti etichettare noi bovalinesi come il paese dei sequestri. Noi venivamo descritti così dai media nazionali. Quando lui viene rapito il 22 luglio del 93 ci coglie totalmente impreparati, di sorpresa, come per tutti penso, però a maggior ragione noi che siamo una famiglia normale di commercianti. Rapito Cartisano, iniziarono le trattative. Fu pagato un riscatto, ma Lollò non tornò mai dalla sua famiglia. Anni di disperazione e di oblio, finché un giorno uno dei carcerieri, soffocato dal rimorso, inviò una missiva. Sono uno dei carcerieri di vostro marito. Io sono di fronte a Dio. Pentito. Devo dire una cosa importante per la mia coscienza. Mi sono pentito della mia azione, ho fatto voto con Dio. Ho capito tante cose della vita e capisco la vostra sofferenza. Quindi non riesco a tenermi questo peso. Voglio che almeno potete avere le ossa di vostro marito. Questi giorni sono andato nel posto a vedere il punto preciso dov'era. E ho scavato in quel punto e ho trovato le ossa di vostro marito. Ed ho preso un osso per essere più sicuro e ho graffiato sopra una pietra. E l'ho messa al posto dov'era. Voglio da voi una promessa, che mi mandate un messaggio sul giornale, che mi avete perdonato, anche per come abbiamo trattato voi, signora, che è una cosa ingiusta. Dio solo può sapere del mio pentimento. Era una lettera anonima, e arriva a noi e arriva anche al vescovo Brigantini, e dice: io sono il carceriere di vostro marito, parla a mia madre, e dice: sono pentito di quello che ho fatto, dice: non riesco a guardare in faccia i miei figli, vorrei poterlo fare, ho bisogno del vostro perdono. Lollò è stato ucciso per una disgrazia, non era loro intenzione di ucciderlo, e ci indica il punto in cui era stato seppellito. Il punto preciso era sotto ai piedi di Pietracappa, questo grande masso che c'è in Aspromonte e che, per una sorta di gioco del destino, era uno dei posti preferiti di mio padre.